Ciao a tutti, sono Andrea Tosatto. E se dietro questa cosa del Covid ci fosse la McKinsey? Se la piramide fosse rovesciata, se non fossero i governi ad ingaggiare i consulenti dicendo loro cosa vogliono fare, ma se fossero i consulenti che dicono ai governi cosa fare, imbeccati da qualcuno? Io nel 2018 ho ricevuto due file audio da parte di una persona del Movimento 5 Stelle, ora deceduta a causa di un tumore. Li pubblico integralmente qui. Ognuno si faccia la propria opinione e se qualche magistrato o qualche giornalista o qualche persona onesta volesse andare a fondo e indagare, io ne sarei molto contento, anche per dare riscatto a questa povera persona. Una cosa che forse può essere utile anche, ho pensato a Tosatto, quando ero referente tavolo sanità della Toscana, sono stata referente 6 mesi nel 2013-2014, e funzionava molto bene perché eravamo una quarantina di persone fra medici, sanitari, amministrativi, economisti. Fui contattata in modo non esattamente pulito da un'azienda che in pratica forma i quadri degli stati, cioè i dirigenti degli stati, proprio degli stati europei piuttosto che asiatici. Fui contattata dal responsabile del Mediterraneo, il quale insomma vuole un incontro con me. Io chiesi tramite una persona molto vicina a Beppe se dovevo incontrarlo, che dovevo fare, e loro mi dissero vai e senti che vuole. E io insomma andai a sentire che voleva. Non si capiscono i vaccini se non si capisce chi c'è dietro, secondo me, a tutta questa riforma sanitaria internazionale. Dietro la riforma sanitaria internazionale c'è la McKinsey, è un'azienda multinazionale che appunto sviluppa i quadri degli stati, e loro mi dissero che avevano questo progetto mondiale di risistemazione del sistema sanitario, che trovavano delle difficoltà perché non tutti gli stati erano malleabili in questo senso, e lui mi riportò che secondo loro il modello assoluto di sanità migliore in assoluto era quella di Israele, e mi fece tutta una serie di nomi che effettivamente è vero, hanno collaborato, collaborano con i presidenti di regione, e lui disse che era allievo di Walter Ricciardi, che all'epoca non era ancora il dirigente, insomma il direttore del Servizio Sanitario Nazionale, e io non sapevo nemmeno chi era. Poi mi venne detto che veniva chiamato il Papa Nero a Roma, ma io non lo conoscevo, insomma. E mi fece una serie di nomi, fra cui una donna, che secondo me gli sfuggì questo nome, Carlotta De Santis, mi sembra sì, no, Carlotta, non me lo ricordo. Poi scrissi poi tutta una mail a Beppe e andai a parlare dalla Grillo, mi portarono a parlare dalla Grillo, che io penso sia una delle persone più colluse in questo senso, ma all'epoca me la presentarono come una persona a cui dovevo riferire le cose che mi erano successe e questo incontro che avevo avuto. E dentro comunque in questa cosa con la McKinsey c'era Fraccaro, c'era l'antitrust, c'era Petruzzella, magistrato antitrust, c'era un troiaio allucinante. Io tutta questa roba all'epoca la riportai, ma non serviva a niente, è rimasta un buco nell'acqua. Ora non sto bene, nel senso che sono malata e secondo me sarò anche complottista, però quando abbi questo incontro mi offrirono un caffè, l'ho bevuto solo io e dopo 6 mesi mi sono ammalata di un tumore, quindi può darsi, chi lo sa. In fondo non contavo niente, no? Era una persona così che servivo solamente per portare un messaggio, che era quello che loro erano disponibili a aiutare il Movimento 5 Stelle nazionale a fare il
in modo che il piano sanitario nazionale, insomma, delle varie regioni fosse come loro lo volevano. Parlando poi con mio marito, si pensò che era come la Goldman Sachs, no? Che mette un piede nei vari scenari possibili che possono avvenire nel futuro. E così loro hanno fatto, perché poi la Giulia Grillo, un Walter Ricciardi, con i vaccini ha continuato l'opera della Lorenzin, e anche se poi Walter Ricciardi se n'è andato da direttore del Servizio Sanitario Nazionale, permangono secondo me i rapporti con questa multinazionale. Io, insomma, se ne volete sapere di più, se pensate, se pensi, insomma, anche se Andrea Tosatto pensa che sia una cosa che possa essere utile, io volentieri, insomma, ve la riporto in modo più specifico. Ne ho parlato anche con la Francesca. Insomma, vedete voi. Io mi chiamo Eva Reali come sto? Sto male, nel senso che ormai combatto da 4, anzi quasi 5 anni, però la cosa che mi colpì di tutto questo incontro, di tutta questa cosa, della lettera che scrissi, delle collusioni proprio che c'erano, insomma, di tutto quello che avevo scoperto e che, insomma, riportai in una mail. Per Beppe, insomma, fu il niente. Cioè, mi portarono dopo, siccome io continuavo a insistere su questa cosa, e continuavo, perché poi dopo, chiaramente, siccome io non dissi di sì alle loro richieste, cioè loro mi fecero delle richieste a cui io non, insomma, non le soddisfa, all'epoca, insomma, non le ho soddisfatte. E loro poi contattarono la Chiara Gagnarli per poter avere un incontro con Baroni e con altri insomma, dei parlamentari, che poi hanno avuto, so che hanno avuto questi incontri. Mi fu detto che erano degli incontri che erano andati a finire male, nel senso che loro non avevano ascoltato niente, però sta di fatto che appunto la Giulia Grillo poi alla fine ha fatto quello che ha dovuto fare. Giulia la conosco bene, molto bene, nel senso che avevo il suo numero proprio suo privato, insomma, ci sentivamo, insomma, all'epoca. E Giulia però ha una cosa che hanno anche nel corso, insomma, del tempo, visto, hanno anche altri parlamentari. Io sono una vecchia attivista, nel senso che mio marito segue Beppe dal 2004 e io dal 2006-2007, e quindi ho conosciuto tutti prima che diventassero parlamentari. E Giulia, come anche Massimo Martini, per esempio, che ora ne parlano, insomma, che ora è con Pizzarotti. Purtroppo sono persone serve, cioè nel senso che la Giulia mi parlava di Beppe come del padrone, proprio ha usato la parola padrone. Come Artini mi raccontò del suo primo incontro con un gruppo di generali in Sicilia su questa terrazza a prendere questo aperitivo, e me ne parlava come un servo alla tavola dei padroni. E io pensai: non ci siamo, non ci siamo, cioè così non ci siamo. E così è. Ora Artini non è più nel Movimento 5 Stelle, ti posso assicurare che non è una persona limpida nella maniera più assoluta, proprio non lo è. E è con Pizzarotti, è buon per lui, che ti devo dire. Ha fatto dei buchi con la sua azienda micidiali, quindi ci sta anche che abbia finito i soldi che ha guadagnato in Parlamento, insomma, io non lo so, quindi voglia ritornare in qualche modo in auge, ma non ha la mia stima assolutamente. E per quanto riguarda la Giulia Grillo, si è semplicemente palesata per quello che era,
Io gli chiesi all'epoca se, visto che ero stata contattata a questa multinazionale, se, e visto che dopo tutte le ricerche che avevo fatto, insomma, insieme a un'altra attivista, insomma, ci avevamo lavorato veramente tanto su questo incontro, sulle persone che erano state nominate, su tutto quello che era stato detto. Anche dalla persona che mi ha fatto avere questo incontro, perché poi insomma mi ha parlato più volte, se c'è dentro anche in questa cosa c'è dentro anche la Monica Montella, la consigliera attualmente di Roma, cioè è veramente quando si dice la piovra, è veramente una piovra che prende dall'ultimo bidello della scuola dell'infanzia al mega magistrato del CSM, è veramente una piovra. E gli chiesi appunto se avevano mai avuto delle intimidazioni da parte anche di soggetti magari che avevano interesse, insomma, sanitario, perché ero stata contattata anche dalla Sicilia, ero stata contattata, cioè veramente, siccome questo gruppo sanitario della Regione Toscana era veramente, probabilmente lo vedevano come un pericolo perché era veramente organizzatissimo, insomma avevo avuto vari contatti anche poco piacevoli, e gli chiesi a lei se aveva avuto, cioè era stata contattata anche lei da queste persone, visto che poi lei è siciliana, se conosceva le persone che mi avevano contattato. E lei mi disse no, ma tanto, mi disse ma di chi hai paura, della mafia hai paura? E io gli dissi no, che c'entra la mafia, cioè nel senso io non ho paura, cioè non ci siamo capiti. Poi io, la mia famiglia è dalla Puglia, io, cioè, figurati, cioè, non è più assoluta. E lei mi disse, no, perché tanto dice, sai, dice, se quando loro ti vogliono mandare, dice, degli avvertimenti, sono avvertimenti chiari, no? E mi guardò e io dissi, scusa, dico, ma insomma, che vorresti dire? Cioè, che vuoi dire? Dopo un po' che continuavo a parlare di questa roba, altre persone insomma mi hanno chiamato, insomma, che dovevo, fondamentalmente non era importante quello che dovevo dire, che la dovevo smettere, fino a 8 mesi fa, che no, prima delle elezioni di marzo mi incazzai a fuoco con un ragazzo che è un ex consigliere di un comune del cazzo della Riviera della Versilia, qui in Toscana. Però lui è italo-americano, insomma, così. E lì ho avuto la mia prima minaccia chiara, cioè, devi pensare alla tua salute, mi ha detto. Devi pensare alla tua salute, non devi pensare a queste cose. Io voglio pensarti che prendi un aperitivo con gli amici, non che pensi a queste cose, perché sai, scusami se te lo dico, ma non hai molto tempo, quindi non devi pensare a queste cose, le devi lasciare andare, devi pensare a passare quello che ti resta con i tuoi amici in allegria e lasciare queste cose che muoiono, perché non ha senso che tu ci pensa, devi, insomma, ma in modo veramente mafioso, mafioso. Giampaolo, ma in un modo di un violento, ora te lo racconto così, ma era un mio carissimo amico, una persona in cui avevo piena fiducia. Sono rimasta folgorata, folgorata. E così ho capito che veramente era ancora più piovra di quanto pensassi, non mi potevo fidare più di nessuno, o meglio, dovevo veramente cominciare a parlare a 360 gradi a chiunque, la speranza che qualcuno mi ascoltasse. Io vorrei semplicemente lasciare questa eredità, che magari non servirà a niente, che magari ormai sono cose passate, o magari sono cose che non servono più a nulla. Magari appunto gli scenari cambiano, le persone cambiano, quelle che erano al potere prima non lo sono più adesso, e cioè,
le persone appunto Pietruzzella prima aveva un valore, ora non lo ha più, però ecco, vorrei lasciare proprio questa cosa perché invece a me sembra così grossa, così grande e non è stata proprio calcolata per niente, un po' per ignoranza e un po' proprio perché doveva cadere nel dimenticatoio. Te pensa che la prima frase di questo incontro con questo referente del Mediterraneo di questa azienda è stato: questo incontro non è mai avvenuto. Se tu dirai che è avvenuto, io lo negherò. E la mia parola vale molto più della tua. E quindi è iniziato così quel colloquio, per dirti, insomma, come è iniziato.